Allora, ciao Stefano, 13 gol fatti fino ad oggi e poi di colpo ne fai 5 nella stessa partita. Cosa è successo? Che sarebbe meglio dividerle un po' nelle altre partite, no? Al di là delle battute. È successo che comunque sia, allora noi tutte le volte siamo qua a parlare di una partita, no? E di una prestazione. Io dico che per assurdo, ma non per assurdo, è quello che penso. Noi la prestazione più bella che abbiamo fatto è contro il Brenno che abbiamo preso 3-0. Quindi cosa vi voglio dire? Che le prestazioni, si analizzano le prestazioni, poi ci sono i risultati. Cioè, oggi è stata un'ottima prestazione nel primo tempo, poi c'è stato anche il risultato, perché noi abbiamo, diciamo così, sfatato sto tabù che non riuscivamo a vincere in casa, perché noi, attenzione, al di là delle prestazioni, che io dico che noi ne abbiamo sbagliata una fino adesso, che è quella col Progresso che abbiamo pareggiato immeritatamente alla fine. Scorsa. Poi dopo picchiamo su delle situazioni. È chiaro che, mister, quando sei sopra 3-0 e ti recuperano due gol, insomma, è tutto più complicato. Invece avete avuto questa volta la forza di reagire subito. No, infatti, poi io ho detto che è stata una prestazione nel primo tempo molto positiva. Doveva finire 3-0, poi siamo stati ingenui su un rigore a 30 secondi dalla fine. E poi siamo entrati nel secondo tempo male, impauriti, non giocavamo più, dopodiché abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi a specchio e le cose sono andate male, ma non tanto perché ci siamo messi a specchio, perché abbiamo ricominciato a giocare e abbiamo ricominciato ad attaccarli alti. Quindi le cose sono andate meglio soprattutto per quello, al di là del modulo. Io dico che queste situazioni, ecco perché è importante la vittoria, perché, e l'essere in classifica tranquilli e messi bene, perché queste situazioni, che noi siamo ritornati nel secondo tempo impauriti, sono dettate da situazioni di classifica, di situazioni di poche sicurezze. E quindi rischi di, quello che non mi è piaciuto oggi è questo, che rischi di compromettere tutto, tutto quello che hai fatto di buono. E quindi noi dobbiamo migliorare, oltre agli aspetti, anche l'aspetto mentale, perché dobbiamo avere coraggio, dobbiamo continuare a fare gioco come sappiamo fare, anche se sbagli. E questo do dobbiamo, per fare questo dobbiamo migliorare anche la classifica. Noi in questo momento siamo un po' sulle montagne russe, no? Vinciamo e perdiamo, vinciamo e perdiamo. Quindi questo ti permette di stare attaccato, non ti permette di uscire. Dobbiamo avere più continuità, non di prestazione che c'è, ma di risultato. A livello di risultato, intanto, come abbiamo detto all'inizio, Stefano, vincere in casa per una squadra comunque che ha l'obiettivo di salvarsi e sfatare questo tabù è fondamentale, perché spesso e volentieri i campionati, i punti si fanno in casa, ma un altro segnale è la doppietta di Sasabruno. Insomma, i suoi gol sono fondamentali già come personalità di giocatore, ma non avendo neanche Rantier in questo momento, questo è un altro bel segnale. Voglio dire, l'attaccante vive per il gol, lo sappiamo, però hanno lo stesso valore della doppietta di Bini, tanto per dire, hanno lo stesso valore del gol di Galazzi, quindi poi io capisco, l'attaccante vive per quello e quindi se fa gol l'attaccante chiaramente prende più fiducia, prende più coraggio, quello sicuramente. A livello di Bini, come giustamente hai sottolineato, un ragazzo che ha iniziato tardi per un problema al ginocchio, viene da un'operazione. Insomma, sembrava che non fosse ancora, dal punto di vista fisico, a posto. La doppietta di oggi ci fa ben sperare che sia nella direzione giusta, al di là della doppietta, ovviamente. Sì, ma io al di là della doppietta che si è fatto, ma oggi l'ho visto più intenso, l'ho visto più coraggioso anche perché, attenzione, lui non è che ha avuto una cosa da poco, poi gioca sinceramente a fastidio al ginocchio, prende degli antinfiammatori durante la settimana, quindi io lo capisco, non è facile per l'amor del cielo, quindi magari il fare bene, anche il far gol, anche il vincere, magari aiuta anche a stare meglio quando magari non stai benissimo, non so se sono chiaro. Quindi
spero che questo qua, questo risultato, aiuti un po', non Francesco, ma dico in generale tutti a stare, ad avere più coraggio, a stare meglio, perché voglio dire, poi la classifica, ragazzi, è importante. Io l'ho detto, no, a livello di prestazione ne abbiamo sbagliato uno, a livello di risultati purtroppo no, ne abbiamo sbagliati di più.